Oggi partiamo per una crociera bellissima! Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, oggi si va in nave ragazzi, almeno con la fantasia. Un video che mi è venuto a un IKEA. Infatti prenderò le cornici Riba e le trasformerò, usandole con la loro funzione di cornice, in quadretti lettere. Cosa sono i quadretti lettere? Proprio dei quadretti all'interno del quale inserirò la lettera in due funzioni. La funzione bandiera marinara, perché c'è l'alfabeto marinaro che è tutto fatto di colori, tutto fatto di bandiere, e la funzione invece proprio poggia lettera per scrivere il nome di Enzo. In realtà questo è un video che sto facendo perché sto adornando la cameretta di Enzo e ho voluto scrivere il suo nome nella cameretta. E siccome la cameretta è stile Navy, il modo più carino per scriverlo mi è sembrato questo: con pochissima spesa, massima resa. Le lettere dell'alfabeto che vedrete le ho prese su AliExpress, le ho comprate io. Tutto quello che vedete in questo video l'ho pagato io, quindi vi metto il link delle lettere nel box informazioni a puro titolo informativo e di condivisione, come faccio sempre anche quando i prodotti mi vengono mandati dalle aziende, perché poi so che mi chiedete dove le hai presi e quindi è giusto che io ve lo dica. Costavano pochissimo, non mi ricordo adesso quanto perché le ho ordinate più di un mese fa e sono arrivate perfette. C'è solo una magagna che vi dirò durante il video. Basta parlare, stiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare la nostra parola Enzo con alfabeto marinaro e Riba. Ed eccoci pronti per trasformare le nostre Riba IKEA da semplici cornici a lettere dell'alfabeto marinaro per comporre così il nome di Enzino. E allora, cominciamo subito. Cosa ci occorrono? Noi comporremo il nome Enzo con l'alfabeto marinaro, quindi 4 Riba, una per ogni lettera dell'alfabeto, E, N, Z, O, con la caldo e relativa stecca, matita e cutter, un bel righello, base da taglio. Poi su AliExpress ho comprato queste lettere dell'alfabeto che appunto compongono il nome di Enzo e su internet ho scaricato le lettere dell'alfabeto in stile marinaro e vi dico subito che sono E, N, mi pare Z e mi pare O, ora devo vedere qual è la O e la Z e quindi con queste comporremo il nome. E allora cominciamo subito. È molto facile come tutorial, ma può essere uno spunto carino per creare una composizione differente per la cameretta dei vostri figli. Come prima cosa apriamo Riba. Non butto i passepartout delle cornici. Taglierò le Riba è 23x23. Io taglierò le mie lettere 20x20. Ok. Fatta la prima lettera possiamo subito incorniciarla. Abbiamo detto che questa è la lettera O, che esposta singolarmente significa uomo in mare. Adesso va con il rosso nella parte superiore destra, quindi devo tenere presente questa conformazione. Per farla aderire al passepartout in maniera più esatta possibile, centrandola assolutamente ad occhio ragazzi, perché sennò perdiamo un tempo che non vale la pena, mi aiuterò con dello scotch biadesivo. Ok, attaccherò 4 tocchetti 4 di scotch biadesivo sul passepartout. Allora, rosso in alto a destra, calcoliamo più o meno bene tutte le distanze e lasciamo andare. Ta-da! Perfetto, fatta questa cosa, non ci rimane che poggiare qui la nostra la nostra iniziale, vedere quale lato è nel verso giusto, quindi questa, quindi mettere la parte retrostante il perno per l'attaccatura appunto nel verso giusto. E voilà, già così sarebbe carinissima, ma noi non ci accontentiamo. Ma no, 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 anche perché una volta che ho comprato le iniziali, volete che non le usi? Assolutamente, abbiamo detto che questa è la O. La mia intenzione, ad essere sincera, quando ho preso le lettere era quella di metterle al centro, però su AliExpress c'era la magagna, la O era fatta nel disegno a tutto tondo, mentre a me è arrivata questa con la base piatta, quindi non la posso mettere. O la metto qui al centro
e le metto tutte qui, oppure la metto un pochettino più sfalsata da una parte a segnare tutte le iniziali. Voi che dite? Però mentre qui mi pare decentrata, qui mi sembra più stilosa, messa in basso a sinistra, perché attira molto l'attenzione. Ricordiamoci il concetto della sezione aurea, che il quadro pende a destra, quindi se io voglio attirare subito l'attenzione sul nome e quindi fare pendere il mio occhio subito su quello che è il senso della composizione, mi tocca metterla nell'angolo a destra in basso. Vedete, anche in un tutorial così semplicistico, come se si vuole, le nozioni da imparare ci sono sempre. Quindi un puntino, ma veramente un puntino di colla a caldo sul retro, senza esagerare minimamente, perché sennò poi fa filamenti e vi sporca tutto, e posizioniamo, e il primo quadretto è pronto. Adesso così facciamo tutti gli altri. Io vi tengo qui con me, però andrò a velocità sostenuta, perché il procedimento ovviamente è uguale per tutti e quindi è inutile che vi tedi. Voi mi direte, ma adesso per pulire il vetro come si fa? Facilissimo, si smonta dal retro, si esce il vetro, cioè non si pulisce direttamente alloggiata, e si pulisce il vetro con le cornici IKEA. Vi consiglio sempre di smontarle quando pulite i vetri, perché sono di carta, quindi se ci va l'acqua le rovinate, vi gonfiano, non lo fate mai. Questa è la Z, significa in gergo richiesta di traino, e la parte gialla sta sopra. Così ve lo dico, per tanto per doveste mai fare una richiesta di traino. Questa è la N e significa no. Questa è la E e significa a costo di dritta, che appunto serve per le manovre, immagino. Nostre lettere E, N, Z e O, ma ora ve le faccio vedere appese, così capirete il senso di tutto ciò. Ci vediamo dopo! Di un bambino, ma anche di un ragazzo, di un ragazzino. Io sto facendo la stanza di Enzo in modo tale che possa durargli un bel po' nel tempo, fino a 17-18 anni, e non essere un po' una stanza troppo da bebè, troppo da bambino. Quindi uno stile navy con qualcosa di istruttivo, anche perché questo può portarlo a spingerlo verso la curiosità di conoscere anche le altre lettere dell'alfabeto marinaro. Lo so, non succederà mai, ma la speranza è l'ultima a morire. Detto ciò, basta cianciare. Se questo video ti è piaciuto e questo genere di video di Home Decor ti piace, lasciamelo scritto tra i commenti, ma soprattutto regalami un bel pollice in su e condividilo sulla tua pagina Facebook. Questo aiuterà Arte per Te a rimanere alta nelle visualizzazioni, e di questo ti ringrazio tantissimo. In più, io vi aspetto sempre sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una K, e ho una notizia sensazionale! Vi aspetto tutti a Bologna per la Fiera del Mondo Creativo, il sabato. In questa data che stai vedendo, io sarò al Mondo Creativo ad aspettarti in una sala dedicata esclusivamente ad Arte per Te. Ci sarà il nostro incontro, potremo abbracciarci, potremo stringerci, potremo conoscerci, farci tante foto, parlare un po' insieme, finalmente sederci e conoscerci dal vivo. Vi aspetto tutti numerosi, fatemi sapere se venite, perché sennò sto fino all'ultimo con il terrore, non verrà nessuno, sarò da sola. Ogni anno è così, poi siete tantissimi e la cosa mi fa un sacco di piacere, quindi vi aspetto tutti a Bologna. Quest'anno l'incontro di Arte per Te sarà alla Fiera del Mondo Creativo, come
due anni fa, e l'anno prossimo già so dove sarà, al sud, un posto dove non sono mai stata. Sono stata a Napoli, più dall'altra parte, quindi so che molte mie amiche hanno capito e già sorridono, quindi intanto pensiamo a quest'anno, vi aspetto tutti a Bologna, venite numerosi a conoscerci e farvi abbracciare dal vivo. Vi mando sempre baci per iscritto, abbracci per iscritto, finalmente posso farlo live, vi aspetto, basta parlare, da Ombretta e da Arte per te è tutto, al prossimo video, ciao!